La gamma Dacia diventa 100% crossover con la sua livrea Stepway. Una quota di mercato del 2,71% in Italia, quasi 40.000 Dacia immatricolate nel 2014, un aumento del 42% rispetto al 2013. Un successo basato su una ricetta semplice. Qualità Renault, una comunicazione che premia la logica dell'acquisto intelligente, una rete di vendita e di assistenza dedicata e capillare su tutto il territorio e una politica di prezzi trasparente. Ispirandosi al successo di Sandero Stepway, che in Italia rappresenta il 54% delle vendite del modello, Dacia si rinnova e arricchisce la sua gamma con il lancio della versione Stepway anche sulla monovolume Logi e il multispazio Docker, soddisfando così le esigenze di un'auto comoda e funzionale ma con uno spirito decisamente più outdoor. Tante sono le novità Stepway, dal design distintivo fino all'equipaggiamento dedicato. Il design esterno è molto distintivo, stripping laterale, paraurti anteriore e posteriore per Logi in tinta carrozzeria, schi anteriore e posteriore in cromo satinato, profili dei fari fendinebbia con mascherine in cromo satinato, passaruota e modanature laterale ed inferiore della scocca in colore nero, finiture in tinta dark metal per le barre del tetto e retrovisori esterni, cerchi in lega da 16 pollici. 5 sono le tinte, tra cui una esclusiva per Stepway, la tinta metallizzata blu azzurrite che vedete alle mie spalle. Gli interni della versione Stepway sono personalizzati, sellerie specifiche con ricami ed impunture blu, finiture delle bocchette di ventilazione e frontalino centrale blu. A cambiare non è solo il look, ma anche gli equipaggiamenti di serie, tra cui il sistema di navigazione multimediale touchscreen MediaNav, il climatizzatore manuale, il cruise control, i vetri elettrici anteriori e posteriori, il volante in cuoio e nuove tasche portaoggetti in rete sulla parte posteriore e laterale dei sedili anteriori. Logi e Docker Stepway montano motorizzazioni efficienti e performanti. Logi Stepway è disponibile in versione benzina con il TCE da 115 cavalli e con una motorizzazione 1500 DCI da 110 cavalli che propone un consumo tra i più bassi del segmento. Parliamo di 4,4 litri ogni 100 km ed emissioni di sole 116 grammi di CO2 al chilometro. Su Docker Stepway sono disponibili il benzina TCE da 115 e il diesel 1500 DCI da 90 cavalli che offre grande sobrietà in fase di utilizzo con un consumo di 4,5 litri ogni 100 km. Entrambi i veicoli sono disponibili da febbraio a prezzi decisamente molto Dacia. Logi Stepway parte da 14.900 euro, mentre Docker Stepway parte da 14.800 euro. La gamma Dacia diventa Stepway per uno spirito sportivo e outdoor.